si vede. Ma sono tanto bianchi. Qualcuno. Si vedono quando c'è. Quando li pettini si vede il bianco sotto. Però sono lucidi. Allora, sono tanto spezzati. Sì, sono secchi, molto secchi. Come secchi? Secchi, secchi. Le punte sono punte bruciate. Ma li ha tagliati 2-3 settimane. Ma beh, ce li hai da molto più giù. Allora, parliamone. Qual è il tuo punto? Sempre questi qua davanti. Allora, sì, uguale. La lunghezza, ma magari la accorciamo anche di un centimetrino qua. L'importante è che qui mi incorcino. Un centimetro, vuoi il metro? Sì, non devi incorniciare il viso. Il viso, però che qua, cioè questo pezzettino qua deve andare tutto via. Io le orecchie le devo avere quasi scoperte. Ok. A metà almeno scoperte. A metà quasi scoperte, allora, perché l'orecchio è lungo. 3/4 è 1 millimetro. Ok, è bello parlare con voi, capirvi. Allora, intanto andiamo a definire il disegno che io poi dovrò seguire. Allora, partenza e poi il punto di arrivo. Le punte sono strane. Sono un po' fibrate. Sono arrabbiate. Allora, io non so, uso sempre il balsamo, magari uso quello sbagliato. Vabbè, l'importante è che mi rimangono lunghi davanti. Perché sì, davanti non te li tocco faccia, più. Io mi ci vedo troppo. Non te li tocco più lì davanti. Quindi è una specie di bob? Sì. Si dice bob inverter, all'inverso. Cioè, con il bob normalmente è tutto uguale, no? Ok. Invece più lungo davanti c'è questa inversione di lunghezze e allora... Dopo una certa età capelli e unghie crescono velocemente. Ma quelli crescono anche da morti, quindi... Ma pare sia una diceria, sai? Non è una diceria. Cioè, per un lasso di tempo, non è che... Vabbè, da ossa è difficile che crescano i capelli. Però quindi. Sì, perché... No, in realtà il corpo continua ad avere... Produce ancora cheratina, sì. C'è ancora delle cose, quindi... C'è. Comunque considerato che i cadaveri producono anche gas, vista la situazione. Sì, faccio il pieno. Io ne approfitterei. Il cadavere si mette nel... l'osservatorio, se hai il GPL. Se hai una maschera, fatti una maschera, ma sulle punte solo. Sono le solite commerciali del supermercato che però non so come sono, capito? Magari dentro hanno più prodotti chimici che altro. Magari sono più allora, chimico è dappertutto, però se prendi, so, parte anche Rastase. No, là, ho preso la fruttista di Garnier, quindi sarà silicone puro.
non è che devi sempre demonizzare, è il silicone, non sempre. Siamo sempre lì, dipende dalla quantità. Non so, ti dico. Perché io prima ne usavo uno al latte d'asina, che però non lavoro più per quell'azienda, quindi non lo uso più. In realtà dicono che la maschera migliore per i capelli è la maionese. Ma che schifo, ma per piacere. La maionese fatta in casa, ovviamente. Ma no, ma no. L'uovo non fa impazzire, l'uovo ha pro e contro. Allora, calcoliamo che una delle maschere migliori in assoluto per il capello, che poi l'hanno vietata con mucca pazza, era quello al midollo di bue. Era veramente una cosa mitica. Poi hanno fatto il midollo di bambù, perché dicevano che assomigliava al midollo di bue, ma molto lontanamente, cioè gli effetti sono... A meno che non è la piastra, Paola. La piastra male non c'è. Cioè tu prima di usare la piastra metti un protettore. Però sono proprio... Sono un po' strani. Sì, poi te li faccio vedere. Io ho tipo 40 anni di tinte sui capelli, cioè... Io ho sempre fatto la tinta anche quando... 40 anni di tinta? Cosa c'hai, 80 anni? Cosa hai iniziato nella culla a farti le tinte? Era una tinta precoce. Ho iniziato tipo a 15 anni con tutti quegli shampoo coloranti che c'erano, ti ricordi quelli dall'epoca? Sì. Come si chiamavano? Che ce n'erano di tutti i colori. C'erano gli Enné una volta. Gli Enné anche, però l'Enné è naturale. Ma tanto, in realtà no, anche allora, quello. L'Enné è uno dei coloranti più aggressivo perché colora a deposito, nel senso che colora perché lascia sul capello le molecole, come cazzo si chiamano, dell'Enné. Infatti, se uno deve fare una tinta di quelle serie, se hai fatto l'Enné devono fare il decappaggio. Ah, sì. Perché se no ti diventa verde, prende tutte le cose. C'è una chimica, si chiama la divagatrice, sì, e ha fatto proprio il confronto tra le tinte normali e l'Enné. Infatti se te lo vai poi a vedere... Ma, tra l'altro l'Enné secca molto il capello. Io non faccio più nulla, ho una ciocca bionda e basta, però sono andata da una parrucchiera che è veramente brava. È una tecnica, è un altro pianeta. Considerando che l'ho fatto a dicembre, io oggi ce l'ho un po' giallo, ma oggi, da dicembre. E il capello non si è rovinato. Io più che altro è facendo appunto, io comunque faccio il nero già da tanti anni, il nero li rovina parecchio i capelli, sì. Ne ho provati di ogni, quindi... Diciamo i colori estremi, il biondo biondo, il nero, il rosso rosso, tendenzialmente sono un po' aggressivi. Quindi, sallo. Io, allora, veramente la mia idea quando le avevo lunghi era di... ingrandisce. Tanto a te il caschetto modello cinese non ci sta, almeno che tu non fai una piastrata, ma te la deve fare qualcuno che la sa fare. Ma anche lei ha le rose, anche lei ha le rose, è di famiglia, quindi mani te li metti leggermente a posto, ma devi lasciare volume, spettinati,
movimento, perché se no il naso ti viene fuori. Se tu fai, sembra che c'è un casco da bicicletta in testa poi. Però così vedi, se c'è il movimento qua è carino, ti allarga, è bello, è morbido. Poi ti dico, vuoi lisci, te li allisci Sì, tutto va bene, quello quanto, si può però fare, deve però. esserci un po' di movimento, se no ti fa troppo contorno. Ed è decisamente più corto. Più si può fare anche più corto, però se li No, fai va più bene. corto, questi qua davanti diventano, devo tirarli un po' più su, perché se no sembra che c'hai Eh le sì, basettone. sì. No, 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 va bene così, grazie. Questo è morbido, sta bene. Sembra che ha anche più capelli. Ora. C'era uno che faceva il video.